Direi di andare in quest'altra casa. Mortacci tua! E ciao a tutti ragazzi, io sono Eagle, benvenuti sul mio canale. Oggi ci troviamo qui su Project Zomboid. Sicuramente lo conoscerete, me lo sono trovato sulla libreria di Steam dopo che l'ho acquistato qualche mese fa, però ci ho giocato non molto. Allora, iniziamo una nuova partita. Qui mi dice continua, ma in realtà sono morto mesi fa, l'ultima volta che ci ho giocato. Allora, all'inizio vi fa scegliere lo scenario: infezione iniziale, orde esigue, zombie appena infettati con sensi ridotti e spostamento limitato la prima settimana. Orde medie, case non depredate, acqua e corrente elettrica disponibile per un periodo limitato, 6 mesi dopo. Orde cospicue, case depredate e natura selvaggia. Servizi di acqua, corrente ed elettricità interrotti. Sopravvivenza, l'esperienza più brutale. Allora, io direi di fare la prima settimana, che diciamo è una cosa media. Orde medie, case non depredate, acqua e corrente elettrica disponibili, ok. Poi facile, normale, diciamo normale. Facciamo normale, dai, facciamo normale. Avanti. Allora, che mappa scegliamo? Intanto nome salvataggio, mettiamo subito Eagle, ok. Allora, quale scegliamo? Scegliamone una, scegliamo West Point, va. Avanti. Allora, nome. Peppinello. Anzi, Peppiniel. Peppino. Peppino, dai, Peppino. Cognome. Peppino forte. Allora, lo facciamo bianco. Per il suppetto assolutamente sì, che a noi ci piace. Barba corta. No. Che a noi ci piace bello villoso. Canottiera, gli facciamo una bella canottiera. Verde speranza. Pantaloni. Vanno bene questi, dai, un bel jeans. Scarpe, ok. Capelli radi, corti. E tanto non è che si vede molto. Però il colore lo facciamo un bel castano, ok. Tipo di barba. Pizzetto, completa. Voglio una barba completa, ragazzi. Ok. Peppino forte. Allora, qui ci fa scegliere, al disoccupato, ci fa scegliere diverse classi, quello che facevamo nella nostra vita precedente, ognuna ha le sue abilità, punti da spendere, ah, vedete, ah. Ognuna di queste ha le sue abilità principali, per esempio questo qui, corsa, il pompiere. Il pompiere paura non ne ha, è forte fisicamente, l'agente di polizia anche, ma anche sulla mira, per sparare. Però, meno 4, quindi Ranger. Allora, o facciamo il pompiere, più uno. No, facciamo il pompiere, dai. Facciamo, penso, taglialegna, pure questo vedo. Cazzuto, vabbè, da facciamo il pompiere che mi è sempre piaciuto il pompiere. Allora, qui posso aggiungere dei tratti, però più ne aggiungo più mi costano e quindi li devo. Poi devo scegliere un tratto negativo. Vabbè, o se vedete che vi dico. Taglierò tutta questa parte, ragazzi, perché sono stato praticamente mezz'ora a leggermi tutto. Tutti quanti i tratti disponibili, quelli naturalmente positivi e negativi, però rimango così. Zero punti da spendere, non mi metto niente di. Sono diciamo molto
normale. Lo lasciamo così, il nostro pompiere, il nostro Peppino forte. Ok, ragazzi. Sto dentro. Chiudi subito la porta. Allora, manuale della sopravvivenza, controllati. Non mi controlla, aiuto. Allora, info, 27 anni, Peppino forte a 27 anni, maschio e pesa 80 kg, ragazzi. 0 zombie uccisi e 0 sopravvissuti. Sono sopravvissuto per ben 10 minuti. Abilità, ok, c'ho la corsa. Salute. Allora, inventario. Oh, che sto a fa? Prendi tutto, ho preso tutto, non so che cazzo ho fatto, fermi tutti. Allora, ho uno zaino, diciamo che nello zaino ci mettiamo tutta la roba da mangiare. Lo posso fare? Giusto? Ah, patatine, mazzata baseball. Allora, te metti un pugno primario. Ma santo, sei lento però. Ok, così c'ho una bella mazza in mano. Portachiavi di Peppino, grandissimo. Bottiglia d'acqua nello zaino, mettiamo. Fresco. Ed è crudo. Questo lo dobbiamo cucinare, però non so come si cucina. Allora. Beh. Allora. Casseruola, canavaccio. Crudo, popcorn. Accendino, prendiamo un accendino che potrebbe servirci. Fagioli in scatola, li prendiamo. Pomodori in scatola, li prendiamo. Sacchetto di plastica, lo impugniamo come secondario. Così ho uno slot in più. Ok, il pepe, sti cavoli. So. Apri scatole, lo prendiamo perché ho preso il 5 scatola. Poi i cereali li prendiamo. Fagioli in scatola li prendiamo. Sto a fa spesa, ragazzi. Una padella, la ventola, ma questi mi servono? No, è un'arma. Pomodori in scatola, ragazzi. Vi ho detto, ci ho giocato su Steam. Praticamente mi dice 60 minuti, un'ora, quindi. Sacco. Allora, questo dà 10 di. No, 20 di capienze. Mentre questo 8. Ma vaffanculo. Prendiamo questo. Impugna come secondario, quindi. Giusto? Così. Sacchetto di plastica, modo ma ha messo. C'ho qualcosa dentro, no? Lo mettiamo via, vai. Ok. Con E apriamo auricolari con. Allora, libro. Apriamo le porte, questo che è uno sgabuzzino. Oh, no. Una scrivania. Sul letto posso dormirci, vero? Una volta. Sì. Ok, ragazzi. Non mi ricordo come si attacca. Ehi tu, no. Allora. Non correre, ok. Sii preciso. Carica e colpisci. Come carico e colpisco? Come avevo fatto? Allora, co sbarra spaziatrice. Che sto fa? Ho fatto F, che ha fatto? Allora, con barra spingo. Eccoci qua. Proviamo a ammazzarlo. No, ma non. Eccoci. Vai, scappa, porca troia. Ma mi ha colpito, no? Come attacco? Mannaggia la puttana. Fermo, fermo. Chiudiamoci un attimo in casa. Chiudi. Allora, prima che spacca tutto,
tutto. Vediamo un attimo come cazzo funziona, ragazzi. Mannaggia la puttana, non mi ricordo. Oh, CTRL. Però CTRL si mette così. Ah, ok, devo tenere premuto. Ok, mo so, cazzi tua vecchia. C'era il bagno qua, fermi tutti. Chiudi la porta. Apri inventario, vediamo un attimo. Rossetto, figo. Ah, il topo morto, bene. Pinzette, rasoio, vabbè. Ammazza mica Fritz qua, però gli passo da dietro. Kiko! Boom! Boom! Mazza quanto... Oh! Mori! 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 Quello... Oh! Oh cazzo! Pensavo era morto! Ferita superficiale! Ma gnafa! Ragazzi, mi sa che dureremo molto poco, molto poco. Ma non muore! Ok. Ok, mo è morta. Ah, devo caricare forse. Ok, mo sono morti, vaffanculo. Sti due pezzi di fango. Però non riesco a capire. Cioè, non possono durare così tanto. Allora, direi di andare in quest'altra casa. Mortacci tua! Morto subito questo, perché non si sa. Cazzo, c'è un altro là! Anzi, apriamo, eh. Uscite, infami! Uno per uno. Lo sapevo, graffiato. Caputta! No, ragazzi. Dai! Però mo... Affanculo te e tu sorella. Terrorizzato, dolore leggero. Ragazzi, accaldato. Allora no, fermi tutti. Vitamine, prendi. Queste mi servono. Sicuramente molto. Candeggina asciugamano. Prendine uno. Vediamo se posso. No, lascia. Allora, mi ricordo che magari con la maglietta. Ecco, ricava stracci tutto. Allora, ragazzi, 8 stracci c'ho. Che cazzo, Steffa? Fermate. 1000 stracci, Steffa. Applica benda. Ok, mi sono bendato, ragazzi. Ok, per fortuna. Allora, io direi che abbiamo iniziato non male. Di più. Di più proprio. Sto prendendo una cifra di cibo, però. Almeno... Almeno sto messo... Oh, lì c'è sta un barbecue. Dove andiamo a vedere? Questo lo prendiamo. Chiudiamo sempre la porta, che non si sa mai qualche... Martello. Il martello però ce l'avevo, se non mi sbaglio, vero? Martello, sì, ce l'ho.
Peso 1. Condizione ha messo meglio, però. Ecco, fatta la cazzata. No, ok. Lo spago. Prendiamo lo spago, che ci può servire magari per fare qualche trappola, che ne so. Ragazzi, io allora, questo gioco non vi ho detto niente di questo gioco. Comunque è un survival, come potete ben vedere. E indovinate, si stronzi. Porca troia. Cazzo. Dai, una fatica per ammazzarli, ragazzi, che guardavo il sangue sul muro. Che porca puttana, veramente. Cioè, non mi ricordo. Allora, so caldato, fermi tutti. E spogliate. Sei caldato, rimuovi. Rimuovi dalla canottiera. Ecco, vai. Mazza, guarda che petto villoso, ragazzi. Quanto so bello. Allora, io direi di andare verso... Che stavo dicendo prima? Allora, eccoci. Mannaggia, vedi? C'ho sempre... Allora, prima mi ha detto di caricare il colpo, ma se io tengo premuto, a me non mi carica nulla. Oh. La puttana! Perché vedete come mi giro la... il mouse? È quello che... Porca troia. Pezzo. Sta testa di lepre te la spacco, peppino forte. Oh. Ok, ragazzi, io direi di... Ancora sono le 2. Vabbè, chiudiamoci qua. Allora, io direi di... Scusate, batteria. Sacco di ghiaia. Vernice grigia, asse. Ammazza baseball. Cioè, comunque, vedete, fa un bel po' di danno. L'asse no, fa cagà. Direi di concludere il video qui. Questo gioco... Cioè, io ce l'ho... Ok, perché te... Mica l'avevo visto! Stavo a vedere... Mortacci! Lasciatura sporca. Ok, ma la pulisco. Stavo a vedere, ho visto prima il terrorizzato in alto a destra, la faccina terrorizzata che lo zombie. Fasciatura sporca, allora come la levo? No, rimuovi benda, vai così. Straccio. Applica la benda, questo sporco. Andiamo un attimo. No, l'acqua. Ok ragazzi, io penso di concludere qui il video. Fatemi sapere cosa ne pensate, scusate. Oh, kit di pronto soccorso. Niente, me devo sta fermo perché sennò non concludo un cazzo. Prendi tutto, scusate, facciamo l'ultima cosa, fasciatura, prendi. Prendi. Beta bloccanti. Che cazzo è? Riducono il panico, prendi tutto. La cosa sutura prendi. Carico pesante e vai. Allora ragazzi, stavo dicendo, fatemi sapere se vi può piacere una serie su questo giochetto. E io, cioè, ha veramente tante potenzialità perché qua potete costruire anche case, rinforzarle, dovete sopravvivere, dovete mangiare, dovete bere, infatti vedete che c'ho sete. A rischia le infezioni, lo dovete tenere sotto controllo. Poi guardate tutte le abilità che ci sono, cioè sono veramente un'infinità, veramente. Oh, 8 zombie uccisi, eh? Mamma mia, 80 kg. Chissà se dimagrisco se non mangio. Boh. E niente ragazzi, se non l'avete fatto lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao belli!